Let's start. Vai. Go, go. Jose, a tie is rarely won in the first leg. What's your assessment? How is it poised ahead of the second leg? No, second leg is a final played in Rome. That's the way we look at it. We don't think about Albania. We don't think about final. We think about this final that we have to play on Thursday. I believe that every Romanista before this game would accept that with great motivation. I'm not saying that it's going to be easy, not at all. I know that a team like Leicester doesn't make many difference for them to play home or to play away. But for us, makes a difference. For them, no. I think they have the maturity. They have the class, the experience, what the Premier League represents. But for us, makes a difference to play at home with our 70,000. So let's go for it. The match was, of course, a very difficult match. In the first half, we played like we wanted to play. In the second half, we played like they pushed us to play. So credit to them for that. But it's a result that we accept, quiet as fair. And we accept because the second leg is a final played in Rome. What could your players have perhaps done a bit better tonight, maybe to don't take a lead? Don't lose the ball so easily. We lost the ball too easily. They are a very good offensive team. They are a very expensive team. When they lose possession, they are a team that gives some space. And we didn't use that space because we lost so many balls going to second phase of attack. So by losing balls, we didn't have even time to push the lines up like we did in the first half. We had to stay back. And by staying back, we could end the game with 1-0. We could. I don't remember Rui making an incredible save. But when the opponent has the ball so much in our own half, a goal can arrive. So I think in the end, the result is a fair result. Giuseppe. Complimenti intanto per il risultato, perché per la Roma tornare da una semifinale dall'Inghilterra con un pareggio non è una cosa alla quale siamo abituati. Hai appena detto che loro hanno spinto molto nel secondo tempo e questo ha fatto abbassare un pochino la Roma, però avevo l'impressione che nelle pressioni che aveva fatto benissimo nel primo tempo, con gli esterni che si alzavano sempre sui terzini, quindi li tenevate sempre lì accettando l'uno contro uno dietro, l'atteggiamento dei giocatori, soprattutto degli esterni, anche in mezzo al campo, era sempre quello di andare un pochino indietro. Non ho capito se era una scelta che avete fatto all'intervallo o un atteggiamento mentale o fisico, non so quale è stato. No scelta. Io penso loro hanno rischiato, hanno mantenuto sempre un giocatore aperto, dopo il terzino era il secondo che arrivava. Posso ammettere che un po' di bassa intensità, tanto Zalewski come Karsdorp, posso accettare che ha avuto un po' di influenza. Dopo, quando io ho sentito che la squadra non aveva già quella energia che, come tu dici, può essere fisica però anche emozionale, abbiamo cambiato e abbiamo fatto Oliveira, Cristante e Jordan in una linea per appoggiare tanto Zalewski come Karsdorp, e abbiamo controllato meglio. Dopo il loro gol si poteva pensare entriamo adesso in un periodo di gioco dove loro vanno a creare. È finito lì, non è che negli ultimi minuti siamo stati in difficoltà. Per me è una bella partita, per me la UEFA deve stare molto contenta, perché questa competizione che tanti pensavano che sarebbe una competizione minore, si dice, minore. No? Minore, è diventato questo. Questa semifinale è più una semifinale di Europa League che una semifinale di Conference League. La UEFA deve stare sicuramente contenta.
Jose. Brendan was really complimentary about you yesterday, like a 2-minute eulogy, just explaining everything you've meant to him, what a top coach you are. He says he's got a bottle of wine for you. He brought me the best Portuguese bottle of wine. He's crying because it's really expensive. But he wanted to give me my favorite bottle of Portuguese wine, and it's very difficult to find. I don't know how he found. I know how he paid. Will you drink it if you get to the final, or will you only drink it if you win the final? I think I'm going to drink next week. Doesn't matter what. But I'm happy to see him. I'm happy of the career he's making, and we share a desire. The winner of the Roma final has to win the Albanian final. Become a fortress for you though, hasn't it? Your stadium. You only lost once there this year. Ah, we lost a few times. This year? Ah, this year. Yeah, maybe. I don't know. I know that the stadium is too small for the emotion of the Romaniste. If the stadium had 300,000, would be 300,000. So the stadium will be full, will be beautiful. I think the last season when Roma played semi-final against United. First of all, the result didn't motivate much. Secondly, if I'm not wrong, was a COVID period where the stadium was all empty or half empty or something like that. In this moment, the result gives hopes. The stadium is going to be full. So let's go. But before that, we have difficult game on Sunday. Massimo. Ciao. Buonasera mister, volevo chiedere questo, si trova meglio la Roma con questo tipo di arbitraggi internazionali? Perché oggi è stata una partita in Italia, diciamo all'inglese, piena di colpi ma piena di corsa, piena di contrasti, rispetto al metro del campionato trova che questo arbitraggio sia, questo tipo di arbitraggio, non questo arbitro, questo tipo di arbitraggio sia più consono al calcio? Questo arbitro è un ragazzo che se non sbaglio avrà... Era già arbitro quando io ero in Madrid, quest'arbitro avrà sicuramente 43, non lo so, è un arbitro già con un'esperienza molto 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 grande. È un arbitro che questa partita l'ha fatta, come dico io, con la sigaretta in bocca, facile per lui. Giocatore delle due squadre assolutamente top, un paio di gialli, niente. Penso che alla fine è stata una partita facile anche per lui. Ci sono dei arbitri italiani di qualità, non ho nessuno dubbio di questo. Qualche volta siamo sfortunati, però ci sono arbitri di qualità e è quello che tutti noi vogliamo. Roberto. Buonasera. Ciao Robert. Le volevo chiedere delle condizioni di Mkhitaryan, che è parso abbastanza dolorante, se pensa di recuperarlo per il ritorno. E poi una curiosità di natura tattica. Non avete concesso mai la profondità a Vardy, che era forse uno dei pericoli, anche se non stava benissimo. E come pensate di replicare lo stratagemma al ritorno, visto che al ritorno magari le condizioni della partita saranno diverse? Vediamo. Credito per il giocatore, principalmente a Chris che ha fatto una partita straordinaria. E è anche più difficile perché dopo loro hanno giocatori in panchina che entrano di caratteristiche molto simili. Iannaccio per Vardy, Barnes, Jose Perez, è una panchina di oro, è una rosa con tante soluzioni, però... faccio un poco di fatica adesso a parlare della partita della seconda gara. Faccio un po' fatica perché abbiamo una partita domenica
e abbiamo fatto un sforzo tremendo in questo campionato per arrivare a qualche obiettivo. Abbiamo giocato già 13 partite giovedì, che è una cosa durissima, è una cosa durissima da fare. E adesso siamo quinti, mancano 4 partite per tutti, per noi, per la Lazio, per l'Atalanta, per Fiorentina. Siamo quinti, tutti 2 partite a casa, 2 partite fuori, condizioni molto simili per tutti noi. Meritiamo di finire quinto, vogliamo finire quinti. E domenica c'è il Bologna. A Mkhitaryan per andare fuori non c'è dubbio. Mkhitaryan non esce di campo se non è infortunato. Mkhitaryan non esce di campo con una sensazione negativa. Mkhitaryan quando esce di campo ha un problema, lo sappiamo. Facciamo l'ultima lì, Resport Bizzo. Buonasera Mourinho. Ieri diceva 50% a testa di possibilità. Rimane questo? Sì. Ecco, e da questa semifinale uscirà la favorita per la finale? Finale favorita, ho giocato tante e non mi sono mai considerato né favorito né ho considerato mai l'opponente favorito. Qual è stato il risultato oggi? 3-2 per il Feyenoord. 3-2 per il Feyenoord. Sono tutti. Questo non è Conference League, questo è Europa League. Sono tutti squadre di qualità. Premier League, Serie A, Eredivisie e la seconda in classifica in campionato francese Ligue 1. Questo non è propriamente Europa League. Quello che io dico è che questa competizione non è la competizione del Leicester, né nella competizione del Marsiglia. La competizione dell'Ester e del Marsiglia è Europa League. Loro stanno qui perché hanno finito terzo in girone loro. Questa competizione è nostra. Questa competizione è anche del Feyenoord, no? Sì. Ok, la finale doveva essere Feyenoord contro Roma. Siete rimasti in vantaggio per più di 50 minuti su 90. Questo alimenta qualche rimpianto? No, io penso che per dominio loro, per noi bassi, concedere un gol e finire pareggio, tu devi accettare come una conseguenza logica della partita. Però la verità è che anche quando siamo stati bassi non abbiamo avuto dei grandi problemi. Non mi ricordo, non è la partita dove Rui Patricio ha fatto una partita strepitosa, non è la partita dove Patricio è stato l'uomo della partita, no, non abbiamo avuto dei grandi problemi a questo livello. Grazie. Grazie mille. Thank you guys. Sangue sì, il rotto non lo so.